Professore Gerolamo Sibilio, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale Lasciano di Pozzuoli. Quest'anno, a differenza degli altri anni, l'ASL Napoli 2 Nord, che vuole fare un protocollo unico per tutte le unità di cardiologia per avere lo stesso trattamento del paziente. Questo è il primo congresso che è organizzato in maniera congiunta da tutte le cardiologie dell'ASL Napoli 2 Nord. Un po' come dire, in maniera parafrasando il film, Benvenuti al Nord. E abbiamo avuto l'obiettivo comune di omogeneizzare le cure, di far sì che qualsiasi paziente nelle diverse strutture afferisca possa avere un trattamento omogeneo, equo, indipendentemente dalla complessità delle strutture, e per questo abbiamo disegnato dei protocolli e dei percorsi diagnostico-terapeutici congiunti. Professore, da qualche mese è in funzione il reparto di emodinamica all'ospedale Lasciano di Pozzuoli. In poche parole molto semplici, che cos'è questo reparto, come funziona, che cos'è l'emodinamica? Il laboratorio di emodinamica è stato attivato il 29 giugno di quest'anno. In poco più di 5 mesi abbiamo effettuato oltre 300 procedure. Che cos'è l'emodinamica? L'emodinamica, le coronariografie e la terapia interventistica è attualmente la terapia più efficace per la cura dell'infarto. Consiste nell'introdurre attraverso un'arteria periferica, in genere l'arteria radiale, un cateterino che va nella coronaria e di sostruire la coronaria nel momento in cui il paziente ha una sindrome coronarica acuta, cioè ha un infarto che è dovuto a una occlusione, alla presenza di un coagulo che tende a tappare un pochettino il vaso coronarico. Questa terapia attualmente è la terapia migliore, la più efficace che possa essere fatta al mondo, purché fatta in mani esperte e una tempistica contenuta entro i 120 minuti al dolore toracico. Antonio D'Amore, direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, un convegno per uniformare il protocollo, le procedure per interventi di cardiologia. Allora, mi permette innanzitutto di ringraziare tutte le cardiologie dei nostri 4 presidi, ma mi permetta anche di ringraziare particolarmente il mio capo dipartimento, Jimmy Sibilio, che è veramente stata l'anima di questo convegno. Un convegno che serve per unificare le procedure. Noi da quando siamo arrivati come direzione strategica abbiamo inteso portare a termine quella che noi definiamo la rivoluzione della normalità. Dare a tutti gli assistiti, a tutte le persone, una sanità normale. Nella sanità normale c'è ormai realtà, l'apertura dell'emodinamica, c'è la offerta terapeutica comune, unica e in tutte le forme, su tutte e 4 i nostri presidi ospedalieri. Ecco, in questo senso stiamo lavorando e speriamo di uniformare tutto quello che è le pratiche assistenziali su tutto il territorio.